Per ora ci sono questi tre nomi, a Casellati è la seconda carica dello Stato. Dall'altro devo anche dire che questa votazione è l'ultima poi con questo quorum, e dopodiché si passa a un quorum, diciamo, che è abbassato, e quindi cambierà anche magari l'atteggiamento dei grandi elettori. Da ieri cosa cambia? Cosa è cambiato? Oggi cosa succederà? Guardate, la liturgia io l'ho già vissuta in altre occasioni, diciamo che finché non si abbassa il quorum oggettivamente dei grandi movimenti non ci saranno. Adesso c'è questa terna di proposte del centrodestra, vedremo di capire cosa accadrà dall'altra parte della barricata, e si spera sempre di avere un Presidente della Repubblica che sia eletto ad ampio consenso. Dopodiché l'elezione dei 12 capi di Stato fino ad ora ha dimostrato però che il consenso è stato molto variegato. C'è il rischio che si arrivi la settimana prossima? Io spero proprio di no, cioè spero che si chiuda questa settimana, anzi nelle prossime ore. Questo è l'auspicio che hanno tutti i cittadini, che abbiamo tutti noi cittadini, anche perché penso che se si protrae a lungo rischierebbe di essere anche uno spettacolo poco edificante. Sarà l'incontro con il centro-sinistra? Guardi, questo non glielo so dire, perché per noi cura i rapporti direttamente Salvini, questo non glielo so dire. Senta, lei teme per la tenuta del paese, per il fatto che se il governo comunque cade poi tre mesi per riformarlo, tutte queste cose la spaventano o secondo lei si troverà? Siamo in un momento molto critico, guardi, cioè, la pandemia si fa ancora sentire, siamo in fase di emergenza fino al 31 marzo. Vedo i dati anche del mio Veneto, questa mattina 21.000 contagiati, 19.000 scusi contagiati, siamo 2.000 persone ricoverate, delle quali quasi 200 in terapia intensiva, la pandemia c'è ancora. E pesa moltissimo il caro delle bollette, pesa moltissimo le nostre imprese il tema del costo dell'energia, che costringe ormai molte imprese a fare i fermi produttivi. Insomma, la situazione non è delle migliori, se fosse una congiuntura astrale è negativa. Presidente, c'è rischio per le Draghi da tutti i ruoli? Io spero proprio di no, anche perché Draghi ha dato uno standing internazionale a questo paese che mai abbiamo avuto. Sta seguendo il paese in un momento di grossa difficoltà, si è messo a disposizione e questo gli va riconosciuto. Spero proprio di no.